È tempo di Covid-19 ed è tempo di rimanere in casa. Ce lo dicono tutti, ce lo dicono le istituzioni, ce lo dicono i governatori delle regioni. Ma noi, freelance, come ci comportiamo? Benvenuti a questa guida sul come sopravvivere lavorando da casa. Non è propriamente una cosa totalmente inusuale per noi freelance, anzi dovremmo essere abbastanza abituati perché non abbiamo delle grosse regole in merito al lavoro da casa. Certo, c'è chi è abituato ad avere un ufficio e chi non è abituato ad avere un ufficio, ma ci si adegua in qualsiasi tempo, e special modo in questo periodo di forte crisi dove c'è bisogno di nazionalismo da parte di tutti quanti, ho pensato di fare una piccola guida su quali sono i migliori step da affrontare per poter lavorare da casa con serenità e, tra le altre cose, essere anche abbastanza produttivi. Questa guida vale sia per questo periodo sfortunato dove l'Italia è affetta da Covid-19 che per il dopo, perché potrebbero esserci tantissime esigenze e motivi per il quale dovremo lavorare da casa. Allora, il primo più grande errore che si fa quando si pensa di voler lavorare da casa è lavorare in mutande. Infatti, parliamo del freelance in mutande. Ebbene, il freelance in mutande è uno degli errori più grosso e clamoroso che si possa fare. Nel passato il lavorare da casa era esattamente sinonimo di lavorare in mutande, perché non c'è necessità di avere un codice etico per quanto riguarda l'abbigliamento e quindi si tende a rimanere molto comodi, e infatti si parla di freelance in mutande, quindi no pants freelance. Infatti questa è un pochino la terminologia inglese che si trova un pochino online, e ci sono tantissime fotografie di freelance che lavorano e hanno fatto i più grandi lavori lavorando totalmente in mutande. Questo è uno dei più grandi errori, perché se si è costretti a lavorare da casa c'è naturalmente un motivo, che può essere in questo caso un'emergenza sanitaria che ci tiene bloccati in casa, o può essere semplicemente che abbiamo deciso di chiudere il nostro ufficio per risparmiare, per poter lavorare da casa. Ecco, in questi casi è importantissimo avere la propria identità, quindi mai rimanere in pigiama, mai rimanere in mutande o in pantaloncini. Bisogna sempre avere ed essere quantomeno presentabili. Questo non tanto per le persone che abbiamo di fronte, perché non abbiamo nessuno se lavoriamo da soli in casa, ma per noi stessi e per mantenere un'abitudine. Certo, l'unica cosa che posso consigliarvi di fare è vestirvi più comodi. Certamente non c'è bisogno di avere per forza camicia e giacca o camicia e cravatta, si può avere anche una felpa, ma l'importante è non rimanere con gli stessi abiti con cui andiamo a dormire, e special modo noi in mutande, perché poi è anche poco igienico. Pensate a una call conference in mutande. Beh, fatevi due domande. Secondo punto, creiamo un calendario ed una routine. Fondamentale. Una cosa che per me esce naturale, perché io sono uno psicopatico organizzatore schematico mentale. Non so come può essere possibile lavorare senza avere un minimo di organizzazione. Questo in generale sul mondo del lavoro, ma quando parliamo di lavorare da casa forzatamente, ripeterò sempre gli stessi concetti. In questo caso stiamo lavorando da casa forzatamente, ma un domani potremo lavorare da casa perché decidiamo di non avere più un ufficio. È vero che lavoriamo da casa, quindi potremo svegliarci alle 10 del mattino, alle 11 a mezzogiorno e cominciare a lavorare fino alle 3 di notte. Ma tutto questo non ci rende produttivi. Per essere più produttivi dobbiamo avere un calendario, dobbiamo organizzare esattamente la nostra giornata. Questo è un bene farlo a prescindere dal lavorare in casa, anche quando si lavora fuori casa, quindi abbiamo un nostro ufficio. Ma se siamo costretti a lavorare in casa, per non perdere le abitudini, costruiamoci un calendario. Alle 9 del mattino sveglia, proprio per chi vuole dormire un po' in più. 9:30 colazione, 10 doccia, si comincia a lavorare. 13 ci si ferma, 14 durante si fa il pranzo, 14 si riprende fino alle 18. Creiamoci un calendario personale. Io ho il mio personale con cui lavoro e detto i miei tempi, e grazie a questo calendario certamente mi sono studiato gli orari per riposare anche un pochino in più, perché ci sta. Ma il mio riposare in più significa svegliarmi alle 8:30, 9, esagerando. Ma per chi lavora da casa, a prescindere dall'emergenza Covid, possiamo tranquillamente lavorare costruendoci un calendario ed una routine. Terzo punto fondamentale, questo è uno forse dei più importanti. Quando lavoriamo da casa, in psicologia questa cosa si chiama creare i propri setting. Noi abbiamo nella nostra mente, anche se non siamo propriamente schematici nella vita normale, andiamo a schematizzare quelli che sono i luoghi dove noi viviamo. Quindi se lavoriamo in ufficio andiamo a schematizzare, la nostra mente schematizza quel luogo e lo rende posto per lavorare. Se siamo a casa e non siamo abituati a lavorare da casa,
schematizziamo quel luogo come luogo per riposarci. Ecco, questo è quello che crea la nostra mente. Quindi se noi dal luogo in cui lavoriamo dobbiamo trasferirci a casa per vivere e lavorare, la nostra mente tenderà a farci abituare in modo totalmente diverso e quindi tenderemo a buttarci nelle braghe. Allora, dobbiamo costruire il nostro setting lavoro anche da casa. Come si fa? Molto semplice. Mettiamo in piedi il nostro piccolo ufficio. Attenzione, non spendere tantissimi soldi, ma spenderli sul necessario. Il necessario sono una scrivania, va benissimo una scrivania economica da IKEA, una sedia comoda perché un freelance che fa questo lavoro ha bisogno di una seduta comoda, un buon computer per poter lavorare, se siamo un freelance probabilmente avremo un buon portatile, quindi di sicuro possiamo adattarci. Nel mio caso invece sono andato in ufficio, ho smontato completamente la mia postazione perché non riuscivo a lavorare col portatile, ma ho fatto questo sacrificio e mi sono costruito la mia postazione. Ed avere una buona connessione internet, questo di sicuro oggi è un pochino più facile in Italia avere una buona connessione internet. Se non l'abbiamo via cavo, ci sono tantissime soluzioni via mobile che possiamo utilizzare e sfruttare con l'hotspot dei nostri cellulari. Costruirci il nostro setting, quindi il nostro ambiente di lavoro in casa, ci permetterà di abituare la nostra mente a lavorare anche da casa e non buttarci nelle braghe e stare tutto il giorno davanti a Netflix. Sì, perché è una cosa che accade, può accadere ed accade. Altro punto importantissimo, confrontarsi con i colleghi. Ebbene sì, è vero che siamo soli in casa in questo periodo special modo, ma mai perdere l'abitudine di confrontarsi con i nostri colleghi, confrontarsi con altri creator, confrontarsi con altri professionisti, con altri freelance. Io nel mio caso ho una serie di colleghi con cui lavoro con il mio studio e tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, l'abbiamo fatto per la prima settimana, ci siamo organizzati che dalle 10 del mattino fino alle 6 del pomeriggio avevamo una stanza su Hangout di Google sempre aperta. Avevamo degli orari in cui ci riunivamo e parlavamo e quindi stavamo insieme, lavoravamo, facevamo le nostre riunioni e ci confrontavamo. Così come lo faccio con un gruppo, poi lo facevamo con un altro il pomeriggio che lavoravamo su un altro progetto e così via. Questo stimola la nostra mente e non ci fa rimanere fermi mai, perché c'è sempre confronto, c'è sempre il rapporto con qualcun altro. Insomma ragazzi, spero che questo video vi abbia portato un pochino di chiarezza e ordine mentale, perché non è facile in questo periodo e non è facile in generale quando ci si trova a spostare il nostro punto d'attenzione da casa nostra, dal nostro ufficio, posto di lavoro, a lavorare in casa. Ho voluto fare questa guida perché sono i punti che io vivo tutti i giorni e di cui mi occupo tutti i giorni, perché molto spesso mi ritrovo a cambiare posto in cui lavoro. Ci sono dei periodi dove preferisco lavorare in ufficio e periodi dove preferisco lavorare da casa. Quindi ho fatto un mio vademecum, che è questo, quello che vi ho raccontato. Quindi spero che questo video abbia aiutato e aiuterà qualcun altro ad organizzarsi meglio. Speriamo che questo periodo un pochino più infausto passi velocemente. Insomma, se avete delle domande potete scrivermele qui sotto nei commenti, potete seguirmi su tutti gli altri canali social, mi trovate su Instagram, su Facebook, mi raccomando iscrivetevi al canale YouTube perché abbiamo bisogno di far crescere questa community. Quindi, cos'altro dirvi? Ci vediamo prossimamente con un nuovo video.